21.02, benvenuti alle notizie di Renews 24. Dunque sarà la direzione distrettuale antimafia di Roma a indagare insieme alla Procura della Repubblica di Cassino sull'omicidio dell'avvocato Mario Piccolino, assassinato a Formia in provincia di Latina ieri pomeriggio. E intanto continua la caccia al killer. L'avvocato è stato freddato nel suo studio da un uomo entrato col pretesto di un appuntamento. Gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di alcuni vicini che hanno sentito uno sparo e almeno uno di loro ha visto una persona fuggire. Già nel 2009 l'avvocato era stato vittima di un'aggressione, un uomo lo aveva ferito alla testa con un crick e gli inquirenti indagano soprattutto sulle battaglie per la legalità dell'avvocato, una delle ultime proprio contro le sale da gioco. L'area in cui lavorava, quella del sud Pontino, è un'area ad alta infiltrazione camorristica, soprattutto zona di Casalesi. Allora, noi abbiamo collegato in diretta da Formia Matteo Parlato, perché questa sera c'è una fiaccolata per l'avvocato ucciso. Buonasera da Formia. Ecco, come vedete la fiaccolata è appena partita, questa fiaccolata che, come dicevate, è per ricordare questo avvocato che è stato ucciso ieri pomeriggio qui nel suo studio con un colpo di pistola. Il sindaco di Formia ha definito questa proprio un'esecuzione. In questo momento certamente tutte le piste sono aperte da parte degli investigatori, ma è privilegiata quella del crimine organizzato, quella della camorra, proprio perché le indicazioni che aveva dato l'avvocato per quanto riguardava i videopoker, queste macchinette mangiasoldi, erano state proprio recepite dal comune e si erano trasformate da parole a indicazioni, a regolamenti, proprio per limitare l'uso di questi sistemi di gioco. Quindi le parole si erano trasformate in denaro, si erano trasformate in mancate entrate, evidentemente, per chi gestisce questo tipo di business. Ma chiaramente l'avvocato, come avete giustamente detto voi, da anni lavora col suo blog che si chiama, ricordiamolo, freevillage.it, per informare i cittadini su quanto succede in questo territorio, territorio che è fortemente permeato dalla presenza della camorra. E quindi noi abbiamo anche parlato con un abitante qui di Formia che conosceva l'avvocato da molti anni e gli abbiamo proprio chiesto qual è la sua opinione su quali possono essere i mandanti e il movente di questo omicidio. Sentiamo l'intervista e poi linea allo studio. Secondo lei poteva dare fastidio a qualcuno? Certamente, per la fine che ha fatto ha dato fastidio a qualcuno, non è che è stato ucciso dallo Spirito Santo, insomma. Certamente questa è una zona nella quale ci sono i pericoli, insomma, nascosti ma ci sono, perché lei pensi che questo, dopo averlo ucciso, per quello che si dice, è uscito con la pistola in mano, è uno che non aveva nessuna paura di essere scoperto, di essere fermato. Quindi sì, ma non voglio parlare di questo, voglio parlare di quest'uomo che ha dato tanto a questa città e la fine che ha fatto non doveva assolutamente accadere. Lo hanno ucciso ieri Mario Piccolino, un uomo impegnato da anni a combattere l'illegalità nel sud Pontino, un avvocato, e proprio nel suo studio gli hanno sparato. Oggi a Formia, dove tutto questo è avvenuto, questa sera i cittadini sono scesi in piazza per una fiaccolata, per chiedere giustizia, ma anche per ricordare l'impegno di questa persona. C'è il nostro inviato Matteo Parlato, torniamo a collegarci con lui. Matteo, va avanti la fiaccolata per Mario Piccolino. Ecco, vedete? Sì, vedete, la fiaccolata sta arrivando qui, è alla sua conclusione. Stanno chiamando il suo nome, stanno chiamando il nome dell'avvocato. Questo avvocato, come ricordavi tu, è stato ucciso ieri nel suo studio. Un omicidio che il sindaco di Formia ha definito un'esecuzione. E questa fiaccolata è proprio per ricordare che la città non è intimorita da questo gesto. Le indagini andranno avanti. Noi ora vi lasciamo con le immagini di questa fiaccolata che sta arrivando qui in Piazza della Vittoria a Formia. E vi ricordiamo che domani Rai News 24 sarà qui per seguire l'inchiesta su questo omicidio. Linea allo studio.
E allora le immagini che arrivano in diretta. Intanto è caccia al killer di Mario Piccolino, l'avvocato blogger di 71 anni di Formia, in provincia di Latina, ucciso con un colpo di pistola nel suo studio. Gli investigatori scavano nell'attività di Piccolino, che dal suo blog freevillage.it aveva più volte denunciato illegalità e affari sporchi del sud pontino. Allora andiamo in diretta da Formia, c'è Matteo Parlato. Buongiorno da Formia e per la precisione buongiorno dal cortile della chiesa di Sant'Erasmo a Formia. È da poco finita la messa e fra poco vi anticipo che sentiremo il parroco di questa chiesa per sentire come la cittadinanza ha reagito a questo omicidio. Ma andiamo alla cronaca. Intanto domani, alle 10 a Cassino si terrà l'autopsia dell'avvocato ucciso venerdì scorso intorno alle 17:30 con un colpo di pistola in fronte. E per quanto riguarda la caccia all'uomo, l'uomo è stato visto, e questo è un elemento molto importante. Gli investigatori, che comunque lavorano a 360 gradi, in questo momento stanno controllando le telecamere a circuito chiuso, sia quelle che si trovavano nelle vicinanze dello studio dell'avvocato, ma anche quelle della stazione ferroviaria e negli altri nodi strategici qui della città di Formia. Come hai giustamente anticipato tu, si sta controllando tutto il materiale che è dentro il computer dell'avvocato e blogger, e anche tutto il materiale contenuto nella sua macchina fotografica, per cercare di capire, diciamo, per cercare di trovare un filo che possa portare al movente di questo omicidio. E noi abbiamo incontrato un rappresentante di Libera qui a Formia per cercare proprio di capire però quanto è presente la camorra in questa città, in questo territorio. Ecco, sentiamo che cosa ci ha risposto, sentiamo il servizio. La risposta delle forze dell'ordine sicuramente è necessaria, è indispensabile, ma non è esauriente. La cosa importante è una risposta che ci sia da parte della popolazione, perché noi stiamo parlando di un territorio dove c'è un territorio sano, dove abbiamo avuto un'infiltrazione di clan camorristici, ma soprattutto è stato riproposto un modello criminale, un modello culturale criminale al quale purtroppo ci stiamo adeguando. È più pericoloso questo che non il fenomeno criminale in se stesso, perché al fenomeno criminale si può dare tranquillamente una risposta militare. A quello culturale no, a quello culturale ci vogliono anni, soprattutto ci vogliono le giovani generazioni che devono impegnarsi. Subito in Italia perché è caccia al killer di Mario Piccolino, l'avvocato blogger di 71 anni di Formia, provincia di Latina, ucciso con un colpo di pistola nel suo studio. Gli investigatori scavano nell'attività di Piccolino, che dai suo blog freevillage.it più volte aveva denunciato illegalità e affari sporchi del sud pontino. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo subito in diretta con il nostro inviato, lo vedete a Formia, c'è Matteo Parlato. Matteo. Buongiorno da Formia, innanzitutto domani alle 10 si terrà l'autopsia dell'avvocato e poi ci saranno quindi i funerali. Ma andiamo alle indagini a cui collabora anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Come hai giustamente detto tu, c'è caccia al killer, l'uomo è stato visto, ora gli investigatori, che mantengono il più stretto riservo, stanno analizzando da una parte tutte le telecamere che si trovano vicino allo studio dell'avvocato e anche quelle che si trovano alla stazione ferroviaria e negli incroci, diciamo, negli snodi strategici di questa città, ma stanno soprattutto passando al setaccio tutto quello che è dentro il computer e la macchina fotografica dell'avvocato, che appunto era anche blogger. Nel suo blog freevillage.it lui denunciava in continuazione quanto accadeva in questo territorio. Mi piace ricordare alcuni degli aspetti che lui aveva sottolineato nella sua attività. Aveva parlato delle macchine del videopoker e queste sue parole si sono trasformate in atti che aveva, il comune li ha trasformati in atti, per cui c'è un regolamento qui che tende a controllare questo tipo di macchine mangiasoldi. Aveva parlato della presenza di famiglie legate al clan dei Casalesi che sono qui, e infine aveva seguito l'iter per l'assegnazione del patrimonio confiscato all'avvocato della camorra Cipriano Chianese, che da poco è stato condannato con rito abbreviato, quindi con una riduzione di un terzo della pena, a 3 anni e 4 mesi. E dopo il suo omicidio venerdì scorso noi abbiamo seguito la grande fiaccolata, la risposta di questa città a questo omicidio. Vi ricordo che l'avvocato è stato ucciso con un colpo solo in fronte. Noi, per capire come
i cittadini qui hanno, hanno reagito a questo efferato omicidio, abbiamo parlato con il parroco qui della chiesa di Sant'Erasmo, che è anche il patrono di questa città. Sentiamo le sue parole e poi linea allo studio. Ieri sera la città ha espresso la sua voglia di legalità, di giustizia, però c'è anche tanta sofferenza per una presenza dello Stato ridotta. È stato chiuso da poco il tribunale di Gaeta e questo ci fa sentire meno protetti, meno come dire, tutelati nei diritti e nella giustizia, nella legalità su questo territorio che ne ha un estremo bisogno. Ancora qualcuno parla di infiltrazioni, qui la camorra, la malavita è organica al tessuto purtroppo di questa città.